Mister, buonasera. Partiamo dai due gol subiti dall'Ascoli. Cosa non ha funzionato in occasione delle due marcature avversarie? Queste sono sicuramente delle cose che mi fanno arrabbiare perché ne abbiamo lavorato molto su queste situazioni, le abbiamo viste sui video come facciamo sempre, le abbiamo allenate, le abbiamo provate in situazioni e la cosa che mi dispiace è che quando l'avversario, ci mancherebbe davanti, lo sapevamo, la caratura del Benevento, però è anche vero che prendere due gol su assolutamente 10 uomini sotto linea palla fa arrabbiare perché dovevamo essere molto più attenti e molto più precisi. Questo cosa non ha funzionato? L'attenzione che è sempre stata e deve continuare ad essere sempre una caratteristica della nostra entità. E questo dispiace perché poi è chiaro che quando la partita si mette così in salita non è facile continuare a pensare come Benevento. Quindi i due gol sono stati dei gol che sapevamo benissimo che facevano e dovevamo essere molto, molto più disinvolti e pronti a difendere questo tipo di situazioni, cosa che purtroppo non siamo stati. Può essere stata la velocità degli avversari a mettere in difficoltà l'Ascoli, però poi nel secondo tempo con i cambi la situazione è cambiata, è migliorata. Ma sapevamo che mi aspettavo un attacco veloce, se guardate le azioni dei gol, abbiamo la linea difensiva che è mediamente bassa, quindi non siamo alti sulla linea di metà campo e prendiamo l'infilata in inferiorità. Ripeto, come ti ho detto prima, la velocità degli attaccanti la sapevamo, ecco che ci siamo preparati a muoverci in una determinata maniera, coprendo più lo spazio alle spalle che l'appoggiata davanti. E invece mi sorprende come degli ottimi difensori che ho, non ci siano solo i difensori, io parlo sempre del collettivo, si sia mosso non bene come in altre occasioni, anche durante questa partita. Mi dispiace questo qui, perché poi perdi 2-0, sembra che non sei mai stato in partita, invece non è stato così perché abbiamo giocato, abbiamo avuto le nostre occasioni, sicuramente dobbiamo far meglio. Parlando dei gol, non siamo stati molto concentrati, questa cosa mi fa molto arrabbiare. Cosa salva della prestazione invece? Ma intanto abbiamo cercato con tutte le forze, con tutte anche i componenti della rosa, di cercare di cambiare il ritmo della partita, di cambiare qualcosina agli avversari. Secondo me ci siamo anche riusciti mettendo un po' più di peso là davanti. E poi è mancata la zampata, il guizzo, l'intuito di riaprire la partita per poi fare magari un forcing finale di un certo tipo. È chiaro che poi passando i minuti vedi che non riesci a sfondare, diventa tutto più complicato, però direi sempre di stare assolutamente equilibrati e lucidi nella valutazione, nell'analizzare la partita. Sicuramente dovevamo fare molto meglio, questo lo sappiamo. Considera questa sconfitta un ridimensionamento contro una delle squadre più forti del campionato? Ma io sinceramente non mi sono mai esaltato e non mi sono mai ridimensionato, come si può dire. Cioè, io sono una persona molto equilibrata, neanche io ho sempre parlato di partita per partita. Non ho mai parlato di esaltazione, non ho mai parlato di fare voli pindarici o chissà che cosa. Io sono sempre lo stesso e quindi per me non è ridimensionato niente. Per me devo analizzare la partita nei 100 minuti, che cosa non ha funzionato, che cosa si poteva fare a partire dalla mia analisi e poi insieme ai ragazzi cercare di, come facciamo sempre, anche nelle vittorie, cercare di andare a capire che cosa dobbiamo migliorare e soprattutto quello che non ha funzionato. Quindi nessun ridimensionamento, nessuna esaltazione, si va avanti perché la strada è tracciata, è un'ottima strada, quella che abbiamo preso, abbiamo perso, questo lo sappiamo benissimo. Dispiace soprattutto aver perso in casa davanti ai nostri tifosi, questa è una cosa che mi fa tanto tanto male, come ha fatto male ai ragazzi. Un giudizio sulle prestazioni di Ilev e se potrà essere in futuro utile alla causa bianconera e su Felicioli. Ilev è certo che sarà utile la causa, l'abbiamo preso con grandissima convinzione, è un attaccante che ha già fatto vedere cosa è capace, si sa far trovare dentro l'area, sa far salire la squadra, è chiaro che
deve un attimino integrarsi con i meccanismi, con il gioco, con la conoscenza dei compagni. Un ragazzo che non parla neanche l'italiano, parla poco inglese, quindi bisogna dargli il tempo di lavorare, di fargli conoscere quelli che sono, ripeto, i principi di gioco. Però è un attaccante che gioca in nazionale, ha un grandissimo storico alle spalle, un giocatore che ha fatto doppia cifra nei suoi campionati, quindi assolutamente un giocatore di livello in questa categoria sui quali noi puntiamo molto. Sono troppi secondo lei 3 gialli per Bucher in 4 partite? Marcel è un giocatore molto generoso, un giocatore che fa tanti chilometri, alle volte si trova ad interrompere delle transizioni, alle volte non perché le vuole fare, ma perché occorre farle. E è chiaro che quando un giocatore come lui ha tanto volume, alle volte magari perde un po' di lucidità, però è un giocatore importante per noi. Certo, anche l'anno scorso è un giocatore soggetto, molto soggetto a queste munizioni, ne abbiamo parlato, però nella veemenza del gioco, nell'intensità del gioco, alle volte non si è sempre lucidi e si commette qualche fallo, però. Ripeto, le volte l'ha dovuto fare non perché le voleva fare, ma perché c'era necessità di farlo. Quindi, per esempio, la munizione di sabato scorso a Como. Quindi, però bisogna essere un pochettino più attenti. L'aspetto positivo è che si archivierà necessariamente in fretta questa sconfitta perché martedì c'è già la trasferta di Alessandria. L'aspetto positivo è che si gioca subito. Un altro aspetto positivo è che dalle sconfitte si deve assolutamente imparare che le lezioni e coglierne i lati positivi, e poi ci fa capire che noi non possiamo mai, mai, ma dico proprio mai, neanche permetterci di pensare di abbassare l'intensità, la concentrazione, la determinazione, la fame, perché poi in questa categoria viene punito e oggi ne è stato l'esempio. Quindi sta a me, come sempre, e da domani ricominciare a lavorare su questi concetti, però dobbiamo capire tutti quanti che l'Ascoli ha determinate caratteristiche e non può mai perderle, ma neanche per 5 minuti. Grazie, mister. Grazie a te.